Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della mia carriera di F1 2019. Sono nella mia prima stagione con la Williams. Ho appena svolto il Gran Premio del Belgio e adesso, prima di andare al mio Gran Premio di casa, Monza, ho una scelta fra questi due eventi Invitational: una corsa a tempo con la McLaren del 1982 in Australia e una sfida di sorpasso in Spagna con la Lotus del 1978. Come vi avevo già anticipato nel video precedente, la mia scelta ricade sull'evento con la McLaren per la semplice ragione che fra i partecipanti c'è anche il nostro compagno di squadra George Russell e quindi battendo il suo punteggio abbiamo anche l'occasione di aumentare ancora di più il nostro rispetto. Andiamo dunque ad affrontare questo evento. Sì, beh, a dire la verità, qui la Codemasters, ambientando questo evento Invitational in Australia, a Melbourne, si prende una sorta di licenza poetica, perché come tutti sappiamo il tracciato di Melbourne è un circuito cittadino, è un circuito che non è un circuito permanente. Normalmente le strade che compongono la pista sono strade aperte alla circolazione ordinaria. Il circuito viene allestito solamente nelle settimane precedenti il Gran Premio d'Australia, quindi noi qui adesso siamo a fine agosto, inizio settembre, perché siamo fra il GP del Belgio e il GP d'Italia, e fra fine agosto e inizio settembre la pista di Melbourne praticamente non c'è, quindi non è realistico andare a fare quello che stiamo facendo adesso, però comunque sia è una pista comunque divertente, una pista bella. Inizia l'evento Invitational con la McLaren del 1982 che ovviamente non ho mai guidato e non so come si comporta. Fra l'altro non c'è LUD, non c'è niente, non so neanche in che marcia sono. Sì, non ho la minima idea di quello che sto facendo, mi devo basare sul contagiri, che forse questa è la seconda. Grande sottosterzo, grande senso di pesantezza della macchina. Come è ovvio nelle macchine così vecchie. Che cos'ha? Mi ha scalato due marce in uno? Cosa ha fatto? Non ne ho idea. Sono finito un attimo sull'erba. È difficile guidare una macchina che non hai mai guidato e che è così diversa dalla monoposto che guidi di solito. Non ho neanche fatto caso, mi sono anche dimenticato di vedere qual era il tempo che dovevo battere. Sì, qua arrivo lunghissimo perché non so in che marcia sono, non so quante marce devo scalare. Come di consuetudine per questo tipo di evento saprò praticamente il risultato solo alla fine. Non ho la minima idea adesso se sto andando bene, se sto andando male, e di quanto sto andando eventualmente bene o male. Lo saprò solamente a bandiera a scacchi tagliata, praticamente a traguardo tagliato. Qui di nuovo lo stesso errore del giro di prima, almeno non sono finito del tutto fuori pista. Ultimo giro che inizia adesso, quando manca un minuto e insomma, ho 1 minuto e 52 per fare un giro, in teoria dovrebbe essere più che sufficiente perché si fa in 1,25, mi sa, non mi ricordo in quanto, con le macchine del 2019, però questa non è una macchina del 2019, chiaramente molto più lenta. Ok, mancano 16 secondi, io direi che ce la facciamo ampiamente, però bisogna vedere qual è il tempo di Russell. Noi abbiamo vinto l'evento adesso, però bisogna vedere, abbiamo passato diciamo, insomma, l'evento, però bisogna vedere se abbiamo battuto anche il tempo di Russell. Sarei sorpreso se l'avessi battuto, invece l'ho battuto. L'ho battuto, sì, ma è strutturata un po' male questo evento perché io ho fatto 5 minuti 10, ho battuto Russell di 8 secondi, cioè potevo fare 7 secondi peggio e passavo lo stesso l'evento, nonostante ho fatto un primo giro tragico. Quindi la difficoltà è calibrata un po' male, diciamo, in questo evento specifico, perché ho fatto un primo giro disastroso e ho battuto Russell di 7 secondi, insomma. Vediamo un po' i messaggi, c'è chiaramente il messaggio di sviluppi non riusciti, non è riuscito lo sviluppo dell'usura gomme, ma è riuscito quello della deportanza posteriore, che è più importante. Quindi avremo una deportanza posteriore aumentata qui in Italia, qui a Monza, e visto il disastro dell'Ungheria,
dove il posteriore andava da tutte le parti, direi che è un upgrade molto importante ed è importante che sia stato installato correttamente. Oh, previsioni del tempo, gara, pioggia, pioggia in gara nella fase finale, una pioggerellina di quelle che potrebbe anche non verificarsi, c'è caso magari che la pioggia neanche arrivi, però comunque molto interessante che la gara potrebbe avere un po' di pioggia nel finale, forse. Andiamo a dare un'occhiata a proposito di sviluppi anche alla cronologia dei progressi, a vedere un po' i passi avanti che hanno fatto le varie squadre. La Mercedes è rimasta ferma, la Ferrari ha fatto un buon passo in avanti, si è avvicinata parecchio, la Red Bull è rimasta ferma, grande passo in avanti anche della Renault. Lì come sempre c'è un po' sembra che la McLaren sia rimasta ferma, l'Alfa è un po' salita, adesso è la quinta forza. Importante per noi, la Toro Rosso è rimasta ferma e noi con il pacchetto dell'aerodinamica posteriore abbiamo fatto un piccolissimo passo in avanti, quindi in questa gara abbiamo lievemente guadagnato nei confronti della Toro Rosso, quindi bene, anche se ancora chiaramente come potete vedere il gap è piuttosto significativo. Ed eccoci qui in qualifica, prima di scendere in pista diamo come di consueto un'occhiata alle tre gomme che abbiamo a disposizione, mescola C4, C3 e C2, quindi mescole medie diciamo, sono escluse sia la più morbida che la più dura, dalla selezione di gomme portate qui a Monza dalla Pirelli, andiamo un po' a vedere, la gara è di 53 giri, con le gomme soft che riescono a farne 26. Le gomme medie ne fanno 34 e sono più lente di 8 decimi, le gomme hard ne fanno 43 e sono più lente di 1 secondo e 2, quindi di 4 decimi più lente rispetto alle medie. Eccoci qui in pista per il nostro primo giro lanciato, abbiamo la fortuna di avere la scia di Hamilton, che voi non lo vedete, è coperto dall'alo, ecco adesso che mi sposto lo vedete, c'è Lewis Hamilton davanti che mi tira un po', mi dà un po' di scia, si spera. Massima potenza per il nostro motore Mercedes, che è nuovo, nuovo di zecca, ha fatto solamente GP del Belgio, quindi veramente ha pochi giri alle spalle. È facile perdere il posteriore in uscita dalla chicane della Roggia in Formula 2, la mia stagione in Formula 2 ho commesso un errore lì e sono stato costretto a recuperare dall'ultimo posto perché sono andato in testa coda. Hamilton non se ne sta scappando via proprio in maniera incredibile, eh? Forse magari nel giro di rientro. Sì, dai, deve essere così, probabilmente Hamilton è nel giro di rientro. E sfruttiamo ancora un po' la scia. Sì, qua la parabolica gli ho guadagnato 10 metri. Mi stupirei tantissimo se non fosse, ecco qui, nel giro di rientro. Nono posto, a 1 secondo e 7 dalla pole davanti a Russell. Bene, 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 bene. Cioè nono, poi bisogna vedere quanti piloti hanno effettuato un giro. Ok, qui ho sbagliato. E il secondo giro è praticamente sprecato, ma va bene. Ho fatto il primo tentativo e non è andato affatto male. Secondo tentativo. Per noi che inizia adesso siamo completamente soli in pista stavolta, non abbiamo scie, quindi sotto questo aspetto siamo un po' svantaggiati rispetto al tentativo precedente. E la macchina pattina tantissimo qua in accelerazione, purtroppo. Sì, poi anche il computer che va a scatti. E questo run è sprecato. Ultimo run per noi, purtroppo il giro precedente è stato rovinato da uno scatto del PC già lungo la prima variante. Eh sì, vabbè, ho capito, ma se il computer scatta così, capito, ma vabbè. Ah, io non lo so, se il computer va a scatti, non so cosa posso fare. C'è tempo, però manca 1 minuto e 30. Riuscirò a non prendere bandiera. Abbiamo la scia di Gasly, così come nel primo giro avevamo quella di Hamilton. Speriamo che ci dia un vantaggio. E speriamo che il computer non abbia dei freeze. Finito il tempo e noi andiamo larghi, larghissimi.
E mi sa che abbiamo compromesso anche questo giro, sì, siamo a 6 decimi quasi. Sì, vabbè, ciao. Abbiamo anche sfasciato la macchina. Vediamo qui nel replay, chiaramente quando devo recuperare mezzo secondo e c'è una sola curva, perché poi il resto è tutto rettilineo, è chiaro che ho provato a prendere il cordolo in maniera un po' aggressiva, la macchina si è scomposta e sono finito a muro. Non credo che i meccanici della Williams siano tanto felici del botto che ho fatto proprio all'ultimo tentativo, io però sono felice della mia sessione di qualifiche, primo perché mi sono tenuto dietro a George Russell, l'ho staccato di oltre un decimo di secondo, e secondo perché sono ok, 19esimo, ma sono dietro di meno di 3 decimi rispetto al 18esimo, cioè rispetto a Devon Butler, quindi comunque rispetto agli 8-9 decimi che c'erano in Ungheria di distacco fra me e il 18esimo posto, adesso la situazione è molto molto migliore e questo mi dà veramente la speranza di andare bene anche in gara, soprattutto partirò proprio accanto al mio eterno rivale Devon Butler, quindi veramente in gara penso proprio che ci sarà veramente da divertirsi tantissimo. Per quanto riguarda le mie rivalità con George Russell e con Devon Butler, sono riuscito con questa qualifica davanti a Russell a pareggiare il mio punteggio con Russell e siamo 25-25, quindi questa gara di Monza potrebbe essere veramente determinante per l'esito della mia rivalità contro il mio compagno di squadra. E niente da fare invece contro Devon Butler, anche se ho fatto una buona qualifica, comunque lui mi si è qualificato davanti, mi ha guadagnato un punto e ormai 23-11 direi che ci vorrebbe un miracolo per arrivare a batterlo. Oh, Leclerc, come nella realtà, grande. Prima fila tutta Ferrari, addirittura. Meglio della realtà, addirittura. Vabbè, Webber quinto, ok, il solito fenomeno. Male le Red Bull con motore Honda. Motore poco potente. E io parto 16esimo in qualche modo. Perché sono penalizzati Ricciardo, Hülkenberg e Albon? Molto interessante. Ci sono parecchi dubbi qui sulla strategia perché le gomme. La strategia a una sola sosta e quella a due soste, secondo il simulatore, garantiscono praticamente lo stesso tempo, quasi. Inoltre c'è anche l'incognita pioggia, perché come potete vedere è prevista pioggia verso fine sessione. Lì c'è scritto verso fine sessione, però magari arriverà anche dopo 10-15 giri, come è già successo in Ungheria. Allora io, per non sapere né leggere né scrivere, faccio una bella cosa. Parto con le gomme medie, perché così se la pioggia arriva intorno al 20esimo-25esimo giro, io ho la gomma per restare in pista fino a quando arriva la pioggia, e poi eventualmente vado a montare la gomma soft nel finale, se non arriva la pioggia. Ok, quindi prevista quindi la mia sosta al 31esimo giro e dovrei fare gli ultimi 22 con le gomme soft, ma se arriverà a piovere, io con le medie, che durano mi sembra fino a 43 giri, mi sembra di ricordare, con le medie avrò sempre abbastanza gomma per restare in pista fino a quando arriverà la pioggia. Quindi ho la sicurezza di non dover fare una sosta in più. Mentre se partissi con le gomme morbide, magari faccio 15-16 giri, vado ai box a cambiare le gomme e poi dopo altri 5-6 giri devo di nuovo rifermarmi i box perché nel frattempo arriva la pioggia. E vediamo un po' se per una volta la pioggia arriverà al momento giusto per me e non al momento giusto per gli avversari. Eccoci qui pronti per la partenza del Gran Premio di Monza. Si accendono le luci rosse, si spengono adesso, via, partiti. Parto male perché gli altri hanno tutti gomme morbide, io ho le gomme medie che chiaramente hanno meno grip in partenza. Si apre però un bel corridoio all'interno. Solo che poi adesso si stringe tutto, io devo andare a quasi tagliare la curva per evitare di toccarmi con Magnussen. Però sono 15esimo, addirittura ho guadagnato una posizione, ho superato Butler in partenza, veramente un ottimo start. Molto meglio delle previsioni perché io pensavo che avrei perso parecchie posizioni, in effetti le avevo perse, ma poi le ho recuperate perché hanno tutti lasciato un corridoio incredibile all'interno. Adesso vado a superare anche Norris, sono 14esimo, un ottimo inizio. Adesso è importante tenere la posizione, non subire i sorpassi e restare possibilmente anche a tiro di DRS nei confronti
dei piloti davanti perché sento che ce la posso fare. Ho la macchina più potente per quanto riguarda il motore, e ho caricato più benzina di quello che era sufficiente per finire la gara, apposta per poter utilizzare la miscela grassa quando ce n'è bisogno. Quindi penso veramente di potercela fare. Poi se gli avversari si danno anche fastidio, che lottano così fra di loro, questo mi dà ulteriore vantaggio. Abbiamo Norris dietro proprio incollato, ma col motore Renault non riesce, nonostante la scia, non riesce ad attaccarmi in rettilineo. In curva sì, però mi si blocca anche per un attimo il computer. Ho avuto un leggero calo di FPS, ma in rettilineo chiaramente Renault contro Mercedes non c'è storia, non c'è proprio storia. DRS su Magnussen, vediamo se c'è margine per attaccarlo. Forse c'era, ma siamo solamente all'inizio della gara e non vale la pena rischiare. Ci sono dei pezzi che sono volati via. C'è stato forse un contatto fra Gasly e Sainz lì davanti. Ho visto un pezzo di ala che volava via. Potrebbe esserci quindi Gasly che andrà molto piano adesso per via dei danni all'alettone. Attenzione, Albon all'attacco all'interno. Mi va addirittura a urtare e mi passa. Mi passa, ma mi darà la scia. Io mi sa che il DRS sul pilota davanti l'avevo perso, sì. Motore Honda con DRS, uguale al motore Mercedes senza DRS, ma sì, lasciamolo davanti, non è un problema, tanto Albon comunque sta andando a riprendere anche lui i piloti davanti, non è un problema se ci sta davanti per adesso. È un problema invece questi freeze continui del PC. Quanto dà fastidio l'alo qui che non mi fa vedere le macchine davanti. Quando sono a una certa distanza, veramente l'alo copre completamente le macchine davanti. E adesso qui abbiamo l'occasione di riprenderci la posizione su Alex Albon. Albon all'interno, si sposta proprio mentre mi stavo spostando anch'io. Siamo in tre qui. Molto rischioso, mi allargo per evitare un contatto. E niente. Sorpasso rimandato. Albon ha attaccato Magnussen nello stesso istante in cui io volevo attaccare Albon. E si è difeso così. Ancora Albon che va ad attaccare Magnussen. Ci sono bandiere gialle. Hamilton ritiro. Incredibile. Ritiro di Lewis Hamilton che riapre anche il campionato. Perché adesso mi sa che le due Ferrari sono tipo seconda e terza in gara. Con Bottas che dovrebbe essere primo. Quindi hanno l'opportunità veramente di riaprire il campionato. Da un lato penso, chissà che bello, che apoteosi che sarebbe stata se Hamilton si fosse ritirato anche nel vero GP di Monza. Dall'altro lato forse meglio che sia andata come è andata, meglio che Leclerc lo abbia battuto sul campo e con le sue forze, senza l'aiuto di un guasto tecnico di Hamilton. Intanto qui vado fuori pista io. Al bloccaggio Norris, io per poco non lo vado a tamponare. È importante adesso tenere la posizione qui su Ricciardo, che stacca forte all'esterno, ma stacco forte anch'io. E intanto Vettel era anche passato Ricciardo. Sì, diciamo che non gli ho dato spazio all'esterno, l'ho costretto abbastanza con le cattive ad esistere. Ma questa è un po' una vendetta per le qualifiche in Germania, quando durante le qualifiche mi ha fatto un brake test allucinante, mi ha inchiodato in faccia. Io ero nel giro veloce, lui era nel giro di lancio e mi ha fatto un'inchiodata incredibile. E non è stato neanche penalizzato. E allora adesso ho l'opportunità di fargli qualche piccolo sgarbo a lui. Chiaramente non ci penso due volte. E davanti intanto Norris si è liberato sia di Albon che di Magnussen, che sono di nuovo in lotta fra di loro. E io esco molto male dalla parabolica perché ho le gomme di una mescola più dura. Credo
quindi faccio fatica a uscire bene dalla parabolica. Vediamo. No, in tre no, in tre no, non si passa in tre qui, con queste macchine così larghe. Vediamo di uscire bene qui dalla prima variante, un po' di pattinamento però. Però Albon ha quasi rallentato. Quando Magnussen ha chiuso il sorpasso, Albon ha quasi rallentato, io mi faccio vedere, vado a passare Albon e forse passo anche Magnussen. Vediamo la frenata qui, ci sto dentro perfettamente ed è un grande doppio sorpasso, ottimo. Sì, un doppio sorpasso, non avevo previsto che avrei superato anche Magnussen, però c'è stata l'opportunità, chiaramente. So perché sono andati veramente pianissimo per tutto il rettilineo. La bella notizia è che ho guadagnato due posizioni in un colpo solo, la brutta notizia è che adesso chiaramente non ho più il DRS e ho anche pochissimo airso, quindi sono facile preda di Magnussen che mi va a superare in questo momento, ma mi fa quasi un favore perché adesso gli sfrutterò il DRS lungo il rettilineo principale, lo potrò risuperare agevolmente. Sempre che nel frattempo non mi superi anche Ricciardo. Attenzione, Ricciardo mi va ad attaccare all'esterno. Tanto c'è un freeze del PC che mi fa andare quasi lungo. Ma non capisco perché oggi il PC si stia comportando in questo modo. Si blocca in continuazione. Adesso Ricciardo attacca Magnussen. Anch'io attacco Magnussen. Però all'esterno, attenzione che è difficile superare qui all'esterno, invece faccio una frenata praticamente perfetta e supero Magnussen all'esterno della prima variante. Peccato che nel frattempo Ricciardo ha superato me, ma mi ha superato perché un blocco del PC mi ha fatto arrivare lungo la parabolica e poteva fare anche danni molto peggiori. Andrà qui probabilmente a passare Magnussen, io proteggo comunque l'interno. A Magnussen è più veloce, passa, ma non c'è problema. Vuol dire che mi darà il DRS. Tanto mi si è messa la folle. Mi si è messa la folle perché? Perché mi si è messa la folle? Guardate quanto mi ha fatto perdere. Cioè, non capisco a volte il cambio, cosa. Come. Le palette del mio volante a volte danno i numeri. Occhio ad Alex Albon, anche lui mi arriva ad attaccare all'esterno. Però con lui cerchiamo di difenderci più strenuamente. Sono difeso, ma. Preso male la prima variante, sicuramente perso molto tempo nei confronti di Magnussen. Attenzione, pioggia fra 10-15 minuti, questo è veramente fantastico. Se arrivasse veramente fra 10-15 minuti, perché fra poco i piloti che sono partiti con le soft, quindi tutti, dovranno andare ai box a fare il cambio gomme. Io invece, avendo le gomme medie, posso stare in pista fino a quando non arriva la pioggia e farò una sosta in meno rispetto agli altri. Questo sarebbe veramente fantastico. Intanto c'è l'attacco di Albon che mi supera. Albon mi supera, ma ho avuto veramente una fantastica notizia. Sperando che veramente arrivi e che arrivi abbastanza da bagnare la pista e da costringere i piloti a montare le intermedie. Perez, ritiro. Un'altra bella notizia, il ritiro di Perez. Ritiro quindi per Sergio Perez, l'abbiamo sfilato in questo momento. Intanto andiamo ad attaccare anche Albon all'ingresso della Ascari, attenzione. Con Albon che si fa da parte in maniera quasi fin troppo arrendevole. Meglio per noi, chiaramente. Butler mi attacca con ausilio del DRS. Io provo a resistere, finisco quasi per girarmi. Anche Butler la prende malissimo la prima variante. Poi si blocca un attimo il PC. E adesso siamo ancora in scia a Devon Butler. Finta all'esterno, poi andiamo all'interno. E poi andiamo lunghi. Andiamo lunghi, però stiamo dentro la pista. In sorpasso regolare. Sorpasso regolare perché sono comunque stato dentro la pista. Adesso però sono in difficoltà perché ho poco airs, pochissimo airs. E non posso metterlo alto. Altrimenti mi finisce subito. Mi attacca Butler, ma potrò ripassarlo al rettilineo successivo con l'ausilio del DRS. Ok, ho avuto una buona uscita dalla parabolica, non dovrei avere problemi adesso a sopravanzarlo con l'ausilio dell'alettone mobile. Lui difende l'interno.
vado all'esterno, attenzione, ruota ruota, ruota ruota, quasi mi parte in testa coda la macchina a momenti, ma riesco a sopravanzarlo. Collisione con Butler, dove? Dove? Io onestamente non ho sentito nessun contatto sulla macchina. Qui la stavo perdendo. Cioè, spiegatemi dove c'è stato il contatto. Per una volta che riusciamo ad avere una lotta senza schiantarci, mi viene dato la. Cioè, questa sarebbe la collisione? Cioè, fatemi capire. Cioè, io non so come. Con che metro di giudizio hanno qui. Vediamo adesso Butler molto vicino, potrebbe probabilmente cercare l'attacco. Intanto ai box Russell. Iniziano quindi ad andare i box, i piloti che sono partiti con le soft. E ora mi passa anche Hülkenberg. Devo stare calmo, tanto loro adesso andranno ai box. Di qui a pochissimi giri andranno ai box. Quindi non è di così grande importanza il fatto che mi abbiano superato. Molto più importante riuscire a restare in pista fino all'arrivo della pioggia. Sì, dai, adesso Hülkenberg, insomma, sta facendo 20 giri con le gomme soft. Io anche se ne faccio 30-32 con le medie prima che arriva la pioggia, non sarà un grande problema. Tanto vado all'attacco qui all'esterno su Hülkenberg che diventa interno nella controcurva successiva ed è un gran sorpasso questo. Mi riporto in tredicesima posizione. Il sorpasso praticamente ineccepibile, bravo Hülkenberg, ancora una volta corretto. Ogni volta che duello con Hülkenberg lui è sempre molto corretto a lasciarmi spazio. E mi sa che ha l'ala rotta anche Hülkenberg, fra l'altro. Solo che qui anche con l'ala rotta danneggiata non è che perdi tantissimo perché alla fine. È una pista dove comunque hai pochissima deportanza, hai un assetto molto scarico. Non ti serve tanto carico aerodinamico, infatti Hülkenberg arriverà ad attaccarmi di nuovo, nonostante l'ala rotta. In due? In due contemporaneamente! Mi passano in due contemporaneamente, faccio come Zonta con Häkkinen e Schumacher. Sì, qua proprio sverniciato da un lato e dall'altro. Però chiaramente Gasly, lui ha già effettuato la sosta a gomme nu morbide nuove, quindi ovvio che lui è più veloce. Hülkenberg ai box adesso, Hülkenberg ai box e mi lascia comunque il DRS. Mi lascia comunque il DRS, vanno ai box anche parecchi altri piloti e io sono undicesimo. Vanno ai box ancora, c'erano ancora un paio di piloti che non si erano fermati. 5 minuti alla pioggia e sono nono. Incredibile, attenzione che qui potrebbe veramente esserci l'occasione. Non vorrei dirlo troppo forte, potrebbe esserci veramente l'occasione di fare dei punti. Perché io adesso non ho ancora effettuato la sosta, ma se fra 5 minuti arriva la pioggia, si dovranno fermare anche tutti gli altri. Quindi di fatto è come se fossi anch'io nella loro stessa situazione strategica. Perché fra 5 giri, fra 5 minuti, quello che è, le tattiche praticamente si azzereranno. Il problema è che adesso da qui fino a quando arriva la pioggia sarò molto lento perché io avrò le gomme usate con le quali sono partito, infatti da dietro mi hanno già ripreso. Mi hanno già ripreso, ma è importante comunque perdere il meno tempo possibile adesso qui nelle lotte con questi piloti che mi stanno venendo a prendere. Addirittura mi attacca Stroll all'interno della Ascari, è così tanto più grip di me attaccarmi addirittura all'interno, gli devo lasciare spazio. E purtroppo sto facendo esattamente l'opposto di quello che ho detto pochi secondi fa, sto perdendo tempo. Avrò perso un secondo almeno nel fare queste traiettorie strane, atipiche nella lotta con Stroll. C'era un'altra Force India, anche Grosjean, un'altra Racing Point, quindi sono ancora nono. Ma quanti piloti veramente che ancora non si erano fermati? Adesso mi sa che si erano fermati tutti. La durata massima delle gomme morbide era di 26 giri, siamo al 25esimo, direi che. Cioè Norris addirittura mi supera alla Lesmo 2 perché sono andato largo all'uscita della prima di Lesmo e non ho neanche il DRS per potermi difendere da Ricciardo. E dietro a Ricciardo c'è un altro pilota che mi attacca.
C'è anche Grosjean, ovviamente, che è appena uscito dai box. Forza, puoi riprenderti quella posizione. E qui non bisogna lasciarsi prendere dalla frenesia, bisogna perdere meno tempo possibile. Ancora senza l'attacco, non ha senso resistere. Tanto ha un passo molto più veloce. E ora lo posso riprendere. Ora lo posso riprendere qui in rettilineo col DRS. Sainz protegge l'interno, io però vado ancora più all'interno. Frena forte Sainz. Ma lo ripasso in un modo o nell'altro, perdendo un po' di tempo purtroppo. Qui probabilmente mi ripasserà di nuovo, ma questo vuol dire che mi darà ancora DRS lungo il rettilineo principale. Ok, a questo ritmo e con questi settaggi di carburante rischiamo di esaurire la nostra riserva prima della fine della gara. Riduci la percentuale di carburante. La macchina inizia a scivolare però, inizia a scivolare. Le gomme, ma non per la pioggia, per l'usura. Attenzione, iniziano ad arrivare le primissime gocce di pioggia. Andiamo un po' a vedere qui l'usura, ma mi sa che è il 67%. La posteriore sinistra molto consumata. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. No, non sterza più la macchina. Secondo me non era previsto che le gomme si consumassero così tanto. Abbiamo una strategia alternativa. Strategia alternativa. DMF. Capito. Gomme intermedie, mi vuole fare già mettere le intermedie. Allora andiamo. Sarò il primo a mettere le intermedie. Speriamo che non sia troppo presto, perché il DRS ancora non l'hanno disabilitato. Ai box anche una Renault però. Ai box anche una Renault. Chissà Hülkenberg se metterà le intermedie anche lui. Potrebbe essere un vantaggio questo. Vediamo un po' dove rientro. Io ero subito dietro Magnussen, che mi aveva appena superato. E sono ancora subito dietro Magnussen, non ho guadagnato niente con questo giro in più sulle intermedie. Forse questo giro che ho fatto era proprio il giro in cui intermedie e slick si equivalevano. Altri due piloti rientrano nei box per mettere le gomme intermedie, secondo me avranno perso parecchio a fare un giro in queste condizioni. E infatti sì che hanno perso, perché rientrano dietro di noi Grosjean e Sainz, rientrano di parecchio dietro di noi. Il problema però è che sul bagnato non abbiamo il passo per stare con gli altri piloti, perché abbiamo scelto un assetto molto scarico dal punto di vista aerodinamico, e sul bagnato chiaramente crea dei problemi in curva e in frenata. Però cioè sono dodicesimo, ho sei macchine dietro, a più di metà gara. Non mi era mai successo di essere così avanti a questo punto della gara con così tanti piloti non ritirati dietro. Devo un po' capire come usare i freni in questa situazione. Appena tocco i freni si bloccano le ruote anteriori. Distacco dall'auto davanti, 4,1. A meno che non freno veramente con grande delicatezza, ma questo chiaramente fa perdere tempo. Sì, diciamo che non ho un assetto propriamente adatto alla guida sul bagnato, e si vede. Mamma mia, che fatica. Che fatica. Grosjean è passato subito senza nessun problema. Sarà una fase di gara veramente molto difficile. Spero che si asciughi il prima possibile, anche se l'ingegnere ci ha detto che arriverà un acquazzone. Che forse è già questo l'acquazzone, che dovrebbe durare una decina di minuti. Quindi se la pista si asciugherà solamente negli ultimissimi giri. Proviamo un po' a sentire. Previsioni del tempo. Niente, non c'è neanche il microfono stavolta. Le gomme intermedie sembrano le più veloci. Ma dai. Ho capito, queste sono le previsioni del tempo. Cioè, io voglio sapere quanto durerà questa pioggia e tu mi dici che le gomme intermedie sono le più veloci. Che fatica però, che fatica. Ancora ci prova Sainz. Ritardo un po' la frenata qui all'interno della parabolica. Sainz ok, desiste. Però adesso avrà tutto il rettilineo del traguardo.
per passare, anzi c'è Hulkenberg adesso. 3,7 secondi. Mi sto anche finendo l'air, una brutta notizia. Prova l'attacco Nico Hulkenberg. Almeno per adesso me lo tengo dietro, però guardate come faccio fatica anche a tenere la traiettoria nelle curve. Qui devo tenere l'S basso per recuperarlo un po'. E invece no, perché c'è il rischio che Hulkenberg mi attacchi pure qui. Quanta fatica che faccio a chiudere le curve, guardate qui. È incredibile, sono piantato, sono completamente fermo. Non pensavo che avrei fatto così tanta fatica sul bagnato con questo assetto, che comunque è un assetto al 100% da asciutto. E chiaro è che se avevo un assetto più da bagnato non sarei stato veloce sull'asciutto e avrei perso tanto tempo sull'asciutto. Questa è la fase di gara in cui devo cercare veramente di difendermi il più possibile. C'è Hulkenberg adesso, c'è Hulkenberg. Tocca a lui. Stavolta prende l'interno, io però l'esterno, che poi diventa interno. E me lo tengo dietro ancora. Ma saranno 10 minuti veramente sudatissimi. Che prima o poi dovrò anche risparmiare un po' di benzina. Bene, dobbiamo raccogliere un po' di energia. Hulkenberg all'esterno. Arrivo anche un po' troppo lungo in frenata. Bandiere blu intanto, arrivano a doppiarci, quindi se ci doppiano, se mi doppiano allora non devo risparmiare benzina. Se mi doppiano non serve risparmiare benzina, perché chiaramente se mi doppiano farò 52 giri, non 53. Intanto sto guadagnando tanto. Ah, perché si sono fatti doppiare, c'è la Ferrari di Leclerc che è seconda, che ha doppiato tutto il gruppo. Quindi hanno tutti rallentato per agevolare il doppiaggio. Intanto qui arriva ancora una volta lungo, ma non si può guidare sta macchina, non si può guidare. Bandiera blu. Bandiera blu? Ma no, c'è Sainz dietro. C'è Sainz dietro, non mi puoi dare la bandiera blu. Cosa stai facendo? Cioè, se rallento mi passa Sainz, mica mi doppia la Mercedes. Non so con che criterio vengono sventolate queste bandiere blu. Adesso chi c'è dietro? Chi c'è dietro? Boh, non si vede niente. Ok, adesso sicuramente non piove più. A ogni giro vedo che la pista cambia, che si sta asciugando anche visivamente. Butler intanto attacca, ma arriva lungo, arriva lungo. Il solito Butler. È arrivato veramente lunghissimo. Attenzione, Hulkenberg mi sa che va ad attaccarmi all'interno. Arriva un po' lungo, io provo a resistere e riesco a tenermi la posizione. Questa è una grande azione di difesa, un po' forse oltre il limite del regolamento. Andiamo qua a vedere, vado a tirare una staccata clamorosa all'esterno e poi qui vediamo adesso in uscita dalla seconda piega. Sì, l'ho accompagnato fuori. Sì, diciamo che forse non sono stato al 100% correttissimo. Mi ho fatto anche perdere due posizioni. Ma d'altronde bisogna essere così quando sei con una macchina desolatamente inferiore rispetto alle altre e hai una gara all'anno dove te la puoi giocare alla pari con qualcuno, e purtroppo bisogna essere così. Perché qua adesso sono tredicesimo, ma tipo a... c'ho il pilota che è ultimo, il pilota diciottesimo è tipo a un secondo di distacco da me, quindi... quindi devo veramente essere cattivo. Mancano 6 giri, ma per me 5 giri visto che sono doppiato. E inizio ad avere il pensiero che forse non arriveremo a montare le gomme da asciutto. Perdo molto in percorrenza alla Ascari. Hulkenberg prova adesso l'attacco alla parabolica all'esterno. Mi difendo ma arrivo lungo. E Hulkenberg può incrociare. Sì, incrocia. Incrocia, ma gli sono incollato, lo riprenderò adesso in rettilineo. Sicuramente, sì, assolutamente. Forse mette l'ERS alto pure lui, mi tiene testa anche in rettilineo. Staccatona, ruote bloccate. E me lo tengo dietro ancora. Sì, poi mi pianto. Poi mi pianto in uscita da curva 1, chissà quanti moccoloni che mi staranno tirando i piloti dietro via radio.
DRS abilitato, attenzione. Vuol dire che la pista è tornata asciutta. La pista è tornata asciutta, è tornata quindi a misura di gomme da asciutto. Ma la domanda è, vale la pena adesso andare ai box e montare le gomme da asciutto per fare due giri? Cioè vuol dire che le intermedie, con le intermedie non perdo 10 secondi al giro. A girare su pista asciutta, Hülkenberg che prova all'interno della roggia, intanto svento l'attacco. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. DRS consentito, accidenti però. Dire che i piloti dietro avranno un'altra arma in più per battermi, per superarmi. Non ci voleva, perché è arrivato DRS proprio adesso a fine gara. E come si avvicinano di più adesso, Hülkenberg arriva all'attacco, ma qui all'Ascari non passa. Il problema è qui adesso, è lungo il retirino principale il problema, non all'Ascari. Due giri alla fine, 51esimo e 52esimo. 53esimo noi non lo facciamo visto che siamo doppiati. Hülkenberg ancora incollato dietro di me. No, questo non è Hülkenberg che mi ha toccato, ma sono le gomme che non hanno grip. Ed ecco Hülkenberg che passa. Ma dai. Incredibile, guidare con le intermedie sull'asciutto è peggio che guidare con le intermedie sul bagnato. Cioè hai meno grip. Hai meno grip sull'asciutto che sul bagnato. Importante adesso che uscire bene dalla parabolica. Ma non c'è grip. Non c'è grip. Purtroppo Hülkenberg è lontano. Hülkenberg è molto lontano. E non c'è verso di passarlo qui. Nessuno è rientrato in box per montare gomme da asciutto. Chiaramente non ha senso montare gomme da asciutto per fare due giri. Sì, Nico Hülkenberg ci aveva fatti, ma comunque è importante, importante finalmente ottenere un buon risultato, finalmente metterci dietro un po' di piloti. Doppietta Ferrari quindi qui nel Gran Premio di Monza, Ferrari che va a riaprire completamente sia il campionato piloti che il campionato costruttori grazie al ritiro di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel quindi vince la gara davanti a Charles Leclerc che invece aveva ottenuto la pole position, completa il podio Valtteri Bottas, poi quarto c'è Weber che è un dio, qualificato quinto, arrivato quarto. E la Red Bull dopo un inizio di gara abbastanza negativo, erano praticamente in lotta con noi lì a metà schieramento, sono comunque riuscite le due Red Bull a risalire un po' la classifica e hanno finito quinta e sesta con Gasly davanti a Verstappen, settima posizione per Kimi Raikkonen, ottavo Ricciardo, ottima la sua rimonta visto che partiva a diciottesimo, e chiudono la zona punti Stroll e Grosjean finalmente a punti, anche se visto che si era qualificato sesto magari ci si aspettava qualcosa di meglio. Noi finalmente siamo nella prima pagina della classifica in 14esima posizione, purtroppo Hülkenberg ci ha soffiato il 13esimo posto a un paio di giri dalla fine, ma nel complesso la nostra è stata una gara positiva. E una volta mutate le gomme intermedie mi sono ritrovato addirittura a essere nono, però come avete visto non c'era proprio verso di tenere testa ai piloti avversari sul bagnato, e quindi ho anche fatto un po' come Villeneuve a Jarama nel 1981, tenendomi dietro 5 piloti proprio incollati ai miei scarichi fino alla fine, e Hülkenberg mi è scappato mentre gli altri no, e fra gli altri che non mi sono scappati fortunatamente c'è anche Devon Butler che chiaramente è sempre un piacere precedere sul traguardo. Russell, bravo Russell, ha finito anche lui in un'ottima 16esima posizione tenendosi dietro Albon e Sainz quindi ultimo fra i classificati, addirittura ritirati Perez ed Hamilton entrambi per guasto tecnico, e come potete vedere noi siamo stati gli unici ad aver fatto una sola sosta, perché tutti gli altri piloti sono partiti con le gomme morbide e sono andati ai box a mettere le gomme medie e poi sono dovuti ritornare ai box qualche giro dopo a mettere le gomme da bagnato, e io invece sono partito direttamente con le gomme medie e quindi sono stato in grado di restare in pista fino a quando arrivava la pioggia e sono entrato ai box direttamente per montare le gomme intermedie. Il campionato si riapre, fino a un certo punto comunque Hamilton ha ancora 23 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, Bottas 6 a meno 62, Leclerc a meno 67 e via via poi tutti gli altri con le due Red Bull
staccatissimo. Addirittura c'è Lucas Webber che adesso è a soltanto 30 punti da Gasly. Lucas Webber a momenti va a prendere Gasly in classifica e ha esattamente il doppio dei punti di Perez, di quello che lo segue in classifica. Quindi veramente Lucas Webber è di un'altra categoria. Non so, se guidasse la Mercedes avrebbe vinto tutte le gare fin qui disputate, non lo so, perché sta veramente facendo delle cose assurde contando la macchina che ha. Buona gara anche per le Renault, per la Renault di Ricciardo che sale a quota 10 punti. Grosjean finalmente fa un altro punto e sale a 2, e a quota 0 ci siamo ancora una volta noi e Russell. Mi sa che ci resteremo fino alla fine del campionato, perché l'unica gara in cui forse potevamo finire nei punti era questa, ma non c'è stato verso, e mi sa proprio che finiremo così. Classifica costruttori: la Mercedes rimane in testa alla classifica, ma la Ferrari, grazie al ritiro di Hamilton, ha accorciato le distanze, è salita quindi a meno 28, e poi vabbè, Red Bull meno 206, insomma, Red Bull è nella terra di nessuno, così come anche l'Alfa Romeo, quarta praticamente indisturbata. Si registra il sorpasso della Renault che supera la Haas, e nelle ultime gare veramente sta raccogliendo praticamente nulla, e la Renault invece si è data una svegliata dopo che fino, mi sa, al GP del Paul Ricard la Renault mi sa che era addirittura a quota 0 a pari merito con noi in classifica. Adesso si sono un po' svegliati Hülkenberg e Ricciardo. Diamo un po' qui un'occhiata alla rivalità. Il Gran Premio di Monza con George Russell è finito alla pari, perché io gli sono finito davanti in gara, ma lui ha fatto un giro più veloce del mio e quindi siamo 28 pari. Ci giocheremo tutto nelle qualifiche di Singapore. L'esito della mia rivalità con Russell sarà deciso nelle qualifiche, quindi della prossima gara. Quello, la rivalità con Butler invece è ormai già bella che persa, 26-14, nonostante in questa gara sono riuscito a pareggiare 3-3. Abbiamo la bellezza di 2816 punti risorsa per poter sviluppare la macchina. Io direi di andare immediatamente a risviluppare questa parte del telaio che diminuisce l'usura delle gomme, che doveva già arrivare qui a Monza ma è fallita. Arriverà quindi sicuramente a Singapore. Per quanto riguarda invece l'aerodinamica, possiamo andare ancora ad aumentare la deportanza anteriore o la deportanza posteriore. Io preferisco sempre aumentare quella posteriore, a essere sincero. E quindi andiamo ad aumentarla. Arriverà a Singapore, bene. Anche questo arriverà nel prossimo weekend. Ci sarà utile. E visto che abbiamo portato i nostri ultimi motori, direi che possiamo anche sviluppare questa pompa di pressione dell'olio. Possiamo andare a sviluppare per la prossima gara e farebbe arrivare il nostro motore quasi a livello di quello della Mercedes, che ci fornisce i motori, quindi direi che è uno sviluppo coerente. Arriverà in Russia, dove il motore conta, quindi bene, speriamo che arrivi, che non fallisca. Molto bene, quindi siamo arrivati alla fine di questo video del Gran Premio di Monza. Finalmente una gara che è andata bene, per quanto può andare bene una gara con la Williams su F1 2019. Comunque è stata una bella gara, piena di lotte fino all'ultimo, piena di battaglie, e come da un po' non ci capitava. La prossima gara di Singapore dovrebbe tornare a essere difficilissima, forse anche più di quella dell'Ungheria, quindi speriamo che l'update dell'aerodinamica arrivi e consenta di avere un po' più di carico al posteriore, cosa che in Ungheria veramente mi ha compromesso tantissimo il bilanciamento della macchina. E niente, speriamo veramente di fare una gara dignitosa. Certo non mi aspetto di lottare alla pari con le Renault, con le McLaren, con le Toro Rosso come qui a Monza, però spero di non fare una figuraccia come in Ungheria. Ciao a tutti e ci vediamo quindi al prossimo video.